Bianca Guaccero non riesce più a trattenere il silenzio e confessa tutta la verità sull'ex ballerino di Amici. Ci sentiamo e... Bianca Guaccero è una grande artista italiana che ha conquistato l'Italia intera con la sua bellezza e soprattutto con il suo talento per la recitazione. Originaria di Bitonto, un paese in provincia di Bari, Bianca è riuscita a realizzare una carriera straordinaria e ricca di soddisfazioni. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo inizia a soli 6 anni quando prende parte al celebre show per bambini, Lo Zecchino d'Oro. Fin dalla tenera età mostra la sua propensione per l'arte ed ottiene solo il primo dei tantissimi successi che ha riscosso fino ad ora. Il vero esordio avviene nel 1999 quando, appena maggiorenne, recita nel suo primo film intitolato Terra Bruciata. Una giovanissima artista che in poco tempo riesce a catturare l'attenzione del pubblico, ma soprattutto di grandi registi e mostri sacri della televisione nazionale. Uno degli ultimi capolavori a cui ha preso parte Bianca è stata la fiction, Fino all'ultimo battito, dove ha interpretato la figlia del boss di Bari ed ha recitato al fianco di Marco Bocci. La carriera della Guaccero non si limita alla recitazione, ma ha intrapreso anche un percorso come conduttrice televisiva. Bianca Guaccero non è solo un'attrice talentuosa che ha conquistato un successo straordinario nel bel paese, ma è anche una mamma meravigliosa che ama follemente la sua famiglia. In passato, la conduttrice di Detto Fatto ha avuto una relazione con Nicola Ventola, il celebre calciatore barese. Nel 2013 però sposa Dario Acocella e l'anno seguente mettono al mondo la loro unica figlia Alice. Secondo matrimonio termina nel 2017 e per Bianca rappresenta uno dei momenti più dolorosi della sua vita. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, l'attrice ha confessato: "Dopo la fine della storia d'amore tra me e Dario ho passato il periodo più buio e doloroso della mia vita. Avevo sottovalutato il peso della separazione. Ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Faccio molta fatica a innamorarmi. Non credo più nell'amore come una volta." Uno degli argomenti più chiacchierati nell'ultimo periodo è la presunta relazione tra Bianca Guaccero e Stefano De Martino. Come in molti sanno, l'argentina Belén Rodríguez ha accusato pubblicamente l'ex ballerino di Amici di averla tradita con ben 12 donne differenti. Alcune indiscrezioni hanno parlato di un presunto flirt tra Bianca e Stefano. A confessare la verità ci ha pensato la bella bitontina durante un'intervista rilasciata al programma Storie di donne al bivio. Nella puntata del 6 aprile 2024, la Guaccero ha ammesso: "Dopo la fine del mio matrimonio con Dario ho avuto alcune storie, ma oggi sono ancora single. Io e Stefano De Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme", ha categoricamente negato Bianca.